Lui, il diavolo, ha il suo modo operandi da sempre. Noi possiamo conoscere il suo profilo Facebook. Sì, lo conosciamo subito, subito. Pensavo questo oggi, ma dico, guarda, se io vedo le persone, vedi in giro malattie, povertà, ossessione mentale, matrimoni rotti, depressione, ansietà, cattive relazioni. Cioè, il diavolo fa sempre le stesse cose. Non è che ha molta immaginazione, non è che fa qualcosa di nuovo. Cioè, sotto il suo sole non c'è niente di nuovo, sempre le stesse cose. Riflettevo su questo, no? Poi l'ultima sua astuzia è quella, ne parlavo in chiesa, no? Hanno inventato, sicuramente l'avrai sentito dire, gli ansiolitici. Sai, ci sono delle medicine che sono ansiolitici. Sì, contro l'ansia. Ma l'ansia non è una malattia. L'ansia è quella che disse Gesù, non state in ansia. L'ansia è la mancanza di fede. Quindi, hanno fatto gli ansiolitici in modo tale che tu non puoi confidare manco nella parola di Dio. C'è arrivata la bolletta e mi prendo la pillola. Si è rotta la macchina e mi prendo la pillola. Devo andare a pagare il mutuo e mi prendo una pillola. C'è l'ansiolitici, serve per non stare in ansia. Quando Gesù, nei Vangeli, molte volte ha detto: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa rendete nota a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. Quindi, quella che la Bibbia definisce ansietà, e poi Gesù disse: sono i pagani che cercano queste cose. Matteo 6:33 mi sembra. Dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi la medicina per l'ansietà è mettere davanti il regno di Dio, cercare il regno di Dio, cercare le cose di Dio, cercare di portare avanti il regno di Dio, tutte le altre cose, cioè non vi preoccupate, vi saranno sopraggiunte. Per cui, ho visto, un predicatore ha detto una volta, e lì sono d'accordo al 100%, disse: il peccato più trasgredito è l'ansietà. Guardiamoci in giro un po', in tutte le chiese, credenti, tutti ansiosi. È il peccato più trasgredito, il peccato più trasgredito. Alcuni si definiscono cristiani eppure sono in ansia. Ansia per i soldi, ansia per i figli, ansia per l'ansia. Guarda, ti dico una cosa, sorella, ti dico una cosa. Io ero un tipo molto ansioso, molto, e mi preoccupavo per qualsiasi cosa. Quando ho accettato Gesù, tanto che mi preoccupavo prima, abituato una vita a preoccuparmi, quando ho accettato Gesù e ho iniziato a non preoccuparmi, mi stavo preoccupando perché non mi preoccupavo più. Ma tenete conto, mi stavo preoccupando, ma è male tempo che non mi preoccupo più. Cioè, mi sto quasi quasi preoccupando. Cioè, tanto che ero abituato a preoccuparmi, e poi, grazie a Dio, ho capito che veramente Gesù mi dà la pace. Cioè, non, con lui non c'è motivo di preoccupazione. Chiaramente, attenzione, non siamo esenti dagli attacchi di ansia, non siamo esenti. Ci sono le possibilità di essere ansiosi. Però dura poco. Vedi, sorella, in Efesini 3:20 dice: ora colui che può secondo la potenza. Ah, ok. Sì, prendo. Efesini 3:20, guarda, prendi, leggiamo questa scrittura che è bellissima. Dio mi ha dato una bella rivelazione in questi giorni. Sì, è una di quelle scritture, è una di quelle scritture che ho memorizzato. Ora, attenzione. Ora, guarda una cosa, sorella Giussi, guarda, or a colui che può. Dice così, fermiamoci, come dice i Salmi, Sela, c'è pausa, fermiamoci. Sì, la parola Sela significa pausa, sì. Quindi Sela significa pausa, e noi il problema nostro qual è? Che quando leggiamo tutto di soppiatto, tutto in un fiato, invece dobbiamo fare pausa. Allora, sorella Giussi, leggi con me e quando dico fermati, fermati, va bene? Così c'è una rivelazione. Scusami che devo un attimo prendere il telefono e darlo dalla mia moglie all'altra parte. In un modo tale che tu hai la rivelazione di questa scrittura. Leggilo, ora colui. Fermati, fermati. Or a colui che può. Dillo un'altra volta.
Va, ok, fermati. Ora a colui che può significa che noi non ci stiamo rivolgendo a Mario Gozzi, ci stiamo rivolgendo a colui che può. Può significa che ha la potenza, può significa che ha l'autorità, può significa che può tutto. Non è che mi sto rivolgendo a un uomo, io mi sto rivolgendo a colui che può, ha la possibilità. Cioè, se tu vai, per esempio, da una persona dice mi presti 10 euro, guarda, non ti posso prestare 10 euro, ti presto per quando io posso, te ne posso prestare 5. Il mio Dio, lui può, lui è un Dio che può. Quindi quando qualcuno mi viene a raccontare che Dio non può fare una cosa, dico, ma mica l'ho chiesto a te, Dio può, a colui che può, e che può, che continua la sorella, che dice poi, cosa di Dio di nuovo, secondo la potenza che opera dove? Opera nella chiesa? Opera nella chiesa? Opera in noi. Perso. Guarda che c'è una potenza che opera dentro di noi. Sta parlando dello Spirito Santo che è dentro di noi. Ora colui che può, mediante la potenza, lui lo fa mediante la potenza che opera in noi. Non lo fa con i nostri sforzi, ma lo fa con la potenza che è già dentro di noi. E poi che cosa fa con questa potenza che opera dentro di noi? Smisuratamente, senza misura, al di là di quando noi chiediamo. Allora io non devo fare preghiere a misura di uomo, devo fare preghiera a misura di Dio, perché lui va al di là di quello che noi chiediamo, va al di là. Io posso chiedere, Signore, per favore, ho bisogno di 100 euro. Dio può dare al di là di quello che chiediamo. Vedi che siamo noi limitati, siamo noi che mettiamo talvolta limite a Dio. Siamo noi che mettiamo limite a Dio. E poi un'altra cosa importante che ti voglio far notare in questo verso: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quando noi chiediamo o pensiamo. Poco fa tu hai detto una frase bellissima, per questo mi sono ricordato di questo verso. Poco fa tu hai detto una frase, dice: quando ho problemi, dice, io non ci voglio pensare, io non ci voglio pensare. Ti ricordo che hai detto così, non ci voglio pensare. Ok, ora guarda questo verso. Siccome Dio va al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, perché ci devo pensare io? Quindi la strategia è non pensare. Dici, cosa devo fare? Non voglio pensare. Che scopo non voglio pensare? Non ci voglio pensare. Io ho messo tutto nelle mani di Dio e io non ci voglio pensare perché la Bibbia mi dice, siccome lui va al di là di quello che io chiedo o penso, la strategia è non pensare. Perché appena noi pensiamo, grossamente facciamo danni. Limitiamo la potenza di Dio. Quindi ho un problema, ok, va benissimo. Quindi, come stiamo studiando stasera, la risposta per uscire fuori dai nostri guai, che cos'è? Questo è bellissimo. La risposta è nella parola di Dio. Cioè, cosa, molti credenti cosa fanno? Appena hanno un problema subito pregano. Invece io ho imparato da uomini di Dio che quando ho un problema, prima di pregare, io vado nella parola di Dio. Perché? Perché la Bibbia dice la fede viene dall'udire. L'udire si ha per mezzo della parola di Dio, della Bibbia. Quindi se io vado a pregare senza avere la fede che mi nasce dalla parola di Dio, io non farò una preghiera di fede, farò una preghiera mezza fede, umana, bravissima. Capisci? Quindi andrò prima ad assicurarmi di cercare le scritture su quel problema che io sto passando. Perché devi sapere una cosa, sorella Giussi, devi sapere che ogni scrittura è una chiave. Ogni scrittura è una ricetta, ogni scrittura è una risposta. Scriviti queste cose nei tuoi appunti, che è molto... brava, brava, brava. Allora, ogni scrittura è una chiave. Ogni scrittura è una ricetta, ogni scrittura è una risposta. Cioè, se tu vuoi sapere cosa Dio pensa in merito a quel problema, malattia, economia, eccetera, vai a vedere cosa dice la Bibbia e lì avrai la risposta. Cosa dice, per esempio, la Bibbia sulla malattia? Sulla malattia, Isaia 53, Matteo 8, 16, 17, 1 Pietro 2, 24, mi dice che per le sue lividure io sono stato guarito. Quella è la risposta. Ma non sappiamo se Dio guarisce. No, guarda, io lo so perché io sono andato nella parola di Dio. La Bibbia è un supermercato di medicine celesti che io
Quindi ripeto, la Bibbia, ecco perché dico, prima di andare a pregare, andiamo al supermercato delle medicine di Dio, delle medicine celesti. Andiamo nella Bibbia, lì è il supermercato di medicine celesti, e poi li metto nel carrello del mio cuore. Li metto nel carrello del mio cuore. E infatti, quando tu vai al supermercato, che cosa fai? Metti tutto dove? Nel carrello. Metti tutto nel carrello che poi vai alla cassa e paghi. In questo caso, paghi con la fede. Paghi con la fede. Cioè, guarda, la Bibbia, molti pensano, ah, tutto è gratis, tutto va benissimo. È vero che tutto è gratis. Però la Bibbia mi dice in Ebrei, capitolo 11, verso 6, che senza fede è impossibile piacere a Dio. Questa la dobbiamo leggere, sorella. Quindi ogni cosa, la Bibbia è un supermercato di medicine celesti, che io vado lì, metto tutto nel carrello del mio cuore, delle cose che mi servono, e poi vado alla cassa a pagare. Come si paga? Si paga appunto con la fede. Con la fede io pago, perché senza fede, dice Ebrei, capitolo 11, verso 6, e non posso piacere a Dio. Quindi la fede, attenzione, questo io me lo scriverei, sorella Giusi, la valuta, cioè nelle cose del regno di Dio, la valuta nel regno di Dio è la fede. Cioè tu, per acquistare delle cose, bisogna che ci sia la fede. Quindi la valuta, la moneta, non è l'euro nel regno di Dio, è la fede. Ecco perché dobbiamo sviluppare la fede. Quando lo trovi, quando prendi i tuoi appunti, poi mi leggi per favore Ebrei 11 verso 6, perché molti pensano tutto gratis, non devo fare nulla. Sì, vabbè, non dobbiamo fare nulla. No, sei entrato nel supermercato, hai messo tutto nel carrello del tuo cuore, beh, ora devi pagare. Cioè, come si paga? Con la fede. Che cosa ti chiede il Signore? Un po' di fiducia. Un po' di fiducia nella sua parola, un po' di fiducia nelle sue promesse. Bellissimo. Guarda, or senza fede, guarda, senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi non lo soddisfiamo. Ora, attenzione, sorella Giusy, perché? Perché Dio ci tiene così tanto che noi abbiamo fede? Perché ci tiene così tanto? Perché è impossibile che a noi piacciamo a Dio senza la fede? Perché è impossibile che se non abbiamo fede non piacciamo a Dio? La risposta è perché in questo mondo tutto si muove per fede. Abbiamo fede, tra virgolette, nel governo, abbiamo fede che io accendo la luce e la luce funzioni, io ho fede che domani prendo la macchina e subito funziona. Funziona. Cioè, dovunque io ci metto la fede, appena arriviamo alle cose di Dio, sembra che lì il telefono si rompe. Molti non vogliono avere fede. Cioè, hanno fede in tutto, mettono fede in tutto, mettono fede nella politica che li ha abbandonati sempre, mettono fede dovunque. Appena si tratta di Dio, della Bibbia, delle cose, iniziano a dire: ma chissà, e allora Dio lì si incavola. Lì si incavola perché dice: no, tu non mi piaci, se tu non hai fede in me, non mi piaci. Ecco perché la Bibbia dice: guarda, or senza fede è impossibile, perché Dio sta dicendo: usate fede per tutto, avete fede per tutto. Dovunque ci mettete la fede, appena si arriva alle cose che io vi dico, non ci mettete fede. Lì Dio non è più d'accordo.